Sempre a margine del workshop Discovery Italy siamo con l'assessore Sartori, assessore appunto regionale al turismo. Ben trovato. Sì, oggi è una giornata importante direi per il turismo della Liguria e in special modo per il Tiguglio, visto che siamo a Sestri Levante, tanti buyers, oltre 90 presenze e soprattutto tante persone che gravitano nel mondo del turismo, tanti comuni presenti, insomma dei numeri interessanti. Da segnalare direi la presenza numerosa di buyers dagli Stati Uniti d'America, a testimonianza di un interesse che da quelle parti del mondo hanno nei confronti della Liguria. Lo dimostrano anche i numeri dell'anno scorso, dove i turisti statunitensi hanno aumentato le loro presenze di oltre il 10% rispetto all'anno precedente. Quindi è un mercato davvero in crescita, molto interessante e sul quale puntiamo anche per i prossimi anni. Certo, il suo diciamo precedente assessorato dell'assessore Berrino, no? Sì. Che l'ha preceduta, aveva sottolineato il fatto che la Liguria è in continua crescita e questo è molto importante. Lei che proviene proprio dal mondo del turismo, perché è ristoratore a Santa Margherita, ha diciamo un retroterra, una storia importante in questo ambito. Come affronta, come vede appunto il proseguio di questo trend in crescita? Ma è un trend in crescita, da diversi anni, soprattutto nell'ultimo biennio 2022-2023, quindi gli anni del post-Covid, i numeri sono veramente lievitati al punto che abbiamo superato le presenze del 2019, quindi che era l'anno dei record. Quindi ogni anno dobbiamo migliorare. Allora gli obiettivi sono la destagionalizzazione, proprio per il fatto che con questa idea potremmo aumentare ulteriormente dei numeri che è difficile superare per quelli che sono i mesi estivi. Più di tanto in una regione piccola, in una regione fragile, in una regione che ha insomma delle problematiche proprio per la sua anche per la sua conformazione. Certo. Adesso non voglio entrare nella polemica autostrade, ma voglio dire, è chiaro che non è una regione facilmente raggiungibile a prescindere. Noi dobbiamo quindi migliorare i numeri soprattutto dei mesi diciamo non prettamente estivi. E poi un'altra idea, un altro punto di riferimento al quale ambire è incrementare le presenze dei turisti nei borghi dell'entroterra, che sono belli tanto quanto la costa. Certo. E che possono rappresentare e proporre anche un turismo diciamo diverso dalla spiaggia, dal mare, per la quale ovviamente la Liguria è conosciuta in tutto il mondo direi. Certo. Lo testimoniano anche le tantissime bandiere blu. Certo. La Liguria è la prima regione d'Italia sotto questo aspetto, però ecco, un entroterra che possa avere una pila ancora maggiore sarebbe importante per appunto migliorare questi numeri. Perfetto, lei che è di Santa Margherita, Santa Margherita e Portofino, che sono attigue, diciamo, sono un pochino le perle del Tiguglio, ma un po' di tutta la regione, hanno fatto da trainer in questi ultimi anni al turismo. Diciamo, proprio anche a livello di marketing si sono imposte, hanno fatto sì che si accorgessero della Liguria in maniera importante. Ma certamente Santa Margherita e Portofino sono conosciute come località, come borghi, direi in ogni angolo del pianeta, direi che forse solo le Cinque Terre a livello ligure sono conosciute così come Portofino e Santa Margherita. Importante a mio parere che questo traino faccia sì che anche tutti i comuni del Golfo del Tiguglio, ma del comprensorio direi, possano crescere anche qualitativamente. Certo. Un'altra cosa a cui io tengo molto è una collaborazione tra i comuni. Troppo spesso vediamo che i comuni vanno ognuno per la propria strada anche a livello di promozione.
Io credo che in questo caso veramente l'Unione possa fare la forza e quindi anche tutte le iniziative che la Regione mette in campo sono finalizzate ad implementare questa collaborazione tra i comuni, quindi anche i bandi che andiamo a scrivere hanno una valenza in quel senso. Ecco, un'ultima cosa riguardo al turismo d'élite, il lusso, c'è molto interesse da parte delle grandi catene a venire a investire in Liguria. Beh, mi sembra un segnale molto importante, un segnale positivo. Ci tengo però anche a precisare che la Liguria non deve perdere la propria identità, non può diventare come altre parti del mondo un grande emporio di lusso, non può essere Dubai, cioè noi dobbiamo certamente puntare sul turismo di grande qualità e di grande livello, ma mantenere le nostre tradizioni. Benissimo, io la ringrazio, grazie, assessore Sartori, ci vediamo a Santa Margherita perché io sono spesso lì. Buona estate a tutti. Grazie.